A belli svegli, questa mattina si parla di fumetti. Abbiamo in linea Mirko Perniola, sceneggiatore per la Bonelli Editore. Ciao Mirko. Ciao Marco, buongiorno agli amici di Belli Svegli. Ok, sei bello sveglio? Abbastanza, sì, diciamo di sì. Anche tu sei un papà, quindi la mattina sicuramente sei bello sveglio. Esatto. Allora, parliamo di un personaggio storico per quanto riguarda la Bonelli. Parliamo di Zagor, che ha compiuto 50 anni e la zecca di Lucca gli ha dedicato una moneta. Ma andiamo un attimino a scoprirlo. Chi è e come nasce Zagor? Allora, Zagor è uno dei personaggi a fumetti più longevi in assoluto ed è quello che si può definire il primo vero e proprio supereroe italiano. Nato 50 anni fa dalla penna di Guido Nolitta, che era il nom de plume, il nome d'arte di Sergio Bonelli, l'editore appunto della Sergio Bonelli Editore, e dai pennelli di Gallieno Ferri. Questi due autori hanno creato un personaggio che vive nella zona delle foreste del Nord America tra il 1820 e il 1840 più o meno, dandosi anche comunque delle licenze per poter inserire eventi ed elementi narrativi esterni a quel periodo storico. Perciò abbiamo un'ambientazione pseudo-western più vicina all'ambientazione dell'ultimo dei Moicani, tanto per rifarsi a un classico cinematografico, e Zagor è un personaggio che, un bianco amico degli indiani, che va in giro con una casacca rossa e un bollo giallo con un logo, del dio Tuono appunto su questa casacca, e cerca di raddrizzare i torti nel classico stile di qualunque supereroe, dei fumetti e del cinema. Chi sono i suoi autori? Allora, i suoi autori, come dicevo prima, appunto sono Guido Nolitta, che è Sergio Bonelli, il patron della casa editrice per la quale Zagor viene pubblicato da 50 anni a questa parte, e Gallieno Ferri, che è un disegnatore, un maestro del disegno del fumetto, che già ai tempi di Zagor era famosissimo all'estero, soprattutto in Francia, e oggi, grazie a Zagor, è diventato una vera e propria star in alcuni paesi esteri. Uno su tutti, per esempio, la Turchia. Recentemente, l'anno scorso, sono andati un gruppo di autori di Zagor in Turchia e Gallieno Ferri è stato intervistato in prima serata su diverse reti televisive. La gente lo trovava per strada per stringergli la mano, fare fotografie, chiedere autografi. Cioè, una vera e propria star di Hollywood, come si suol dire nemo profeta in patria, cioè meno conosciuto sotto un certo punto di vista qui in Italia che non tanto quanto all'estero. Ma i suoi lettori cosa sono? Lettori di vecchia, nuova generazione? Lettori, allora, lettori diciamo un po' di tutti i tipi, principalmente sono lettori che lo seguono di lunga data perché, come ovvio che sia, un personaggio che ha 50 anni di storia alle spalle, 50 anni di pubblicazioni ininterrotte ogni mese, riesce a tirarsi dietro comunque il suo zoccolo duro di lettori appassionati. Però Zagor ha sempre trattato tematiche che risultano attuali. Proprio per il discorso di difesa dei deboli e degli oppressi, sin dagli inizi, cioè quando Guido Nolitta con Zagor, ma anche suo padre Gianluigi Bonelli con Tex, andavano a toccare degli argomenti, come ad esempio l'indiano, che non era sempre visto come un indiano cattivo, come un personaggio negativo, ma poteva esserci del buono sia dalla parte degli indiani che dalla parte dei bianchi, che rendevano molto moderno e molto attuale il personaggio. Questo ancora oggi con la gestione di due nuovi autori che hanno preso il comando della testata, perciò Moreno Burattini e Mauro Boselli, sono riusciti a rendere, cambiando leggermente la narrativa, aggiornandola ai tempi, gli argomenti sempre attuali e sempre interessanti. Stiamo parlando di Zagor e oggi è un giorno importante perché oggi è in edicola un albo firmato appunto da Mirko Perniola, giusto? Sì, non solo da me ovviamente, io ai testi e l'eccezionale Marcello Mangiantini ai pennelli.
per quanto riguarda i disegni. Allora, si tratta di Zagor numero 556, perciò già dalla numerazione si capisce che il passato di Zagor si fa sentire anche in questo. È intitolato Alligator Bayou. Il Bayou che cos'è? Il Bayou è una zona della Louisiana, una zona del delta del Mississippi, perciò parliamo del sud degli Stati Uniti, in cui in quel periodo, appunto tra il cavallo tra l'800, il 1820 e il 1840, la maggior parte della popolazione era di lingua francese. Perciò c'è tutto un discorso legato alla voglia di distaccarsi di questi francesi dal resto degli Stati Uniti per avere uno Stato indipendente. Questa storia, Alligator Bayou, è il seguito ideale di una storia scritta dal padre di Zagor, da Sergio Bonelli, Guido Nolitta, addirittura nel 1973. Infatti ti lascio immaginare l'emozione di mettere mano sul seguito di una storia scritta in un periodo in cui non ero neanche nato, perché se parliamo del 1973. E in questa storia Zagor dovrà, appunto, si trova coinvolto in questa congiura realizzata da questi nemici che vogliono rendere indipendente la Louisiana, e si scontrerà con dei suoi vecchi nemici scontratisi con lui, appunto, nella puntata precedente. Per scrivere questa storia la cosa curiosa è che ho dovuto fare diverse ricerche legate sia al territorio che agli abitanti di quella zona, cioè ai Cajun. Per questo sono riuscito, grazie a internet, per fortuna, non so come si potesse fare in passato a fare ricerche senza internet ormai, sono riuscito a entrare in contatto con una ragazza che vive in Louisiana e che mi ha mandato tantissimo materiale relativo alla lingua e ai costumi di questa popolazione molto particolare che ancora oggi, anche se ovviamente aggiornata, vive in quella zona, la zona appunto del Bayou. E da oggi, niente, da oggi si trova in tutte le edicole, sarà la prima di un trittico di storie, di tre albi, che daranno il via a una lunga trasferta, una lunga nuova odissea che Zagor vivrà in Sud America. Farà un lungo giro in Sud America in cui gliene succederanno ovviamente di tutti i colori per riuscire a inseguire questo arcinemico che sta fuggendo. Quindi appuntamento in edicola oggi 3 novembre ad acquistare il nuovo albo e questo nuovo, diciamo, questo nuovo ciclo per quanto riguarda il personaggio Zagor. Allora, perché secondo te, ultima domanda un po' veloce, come mai secondo te ha ancora così tanto successo Zagor? Allora, Zagor ha Scusami, ancora... tra l'altro ricordiamo che c'è anche una TV legata a Zagor, sono tante cose che stanno intorno a questo fumetto. Sì, allora diciamo che, come dicevo appunto prima, internet ha cambiato il modo sia di fare che di fruire dei fumetti, perché grazie soprattutto all'azione, all'opera dei due forum, dei due grossi forum di Zagor, di appassionati che si trovano, discutono delle storie e fanno raduni, fanno di tutto, tra cui anche questa Zagor TV. I due forum sono uno Spirito con la Scure, www.spiritocollascure.com, e l'altro è il forum ZTN, che è l'acronimo di Zagor Tenai, il nome indiano del nostro eroe. Grazie alla loro azione riescono a far vedere il personaggio, far vivere il personaggio anche al di fuori delle pagine. Questo ovviamente unito anche alla grande passione e alla professionalità di Moreno Burattini, il curatore della testata, che non si perde nessun incontro, non si perde nessuna occasione per poter far rendere conto anche a chi non lo conosce o a chi pensa erroneamente che Zagor non esista più perché magari lo leggeva da piccolo e poi ci si è allontanato per motivi diversi, che il personaggio è ancora vivo, è ancora attivo ed è presente più che mai sia in edicola che fuori. Bene, allora grazie mille Mirko Perniola, noi ci risentiamo tra qualche settimana perché so che sei sempre in giro, tra l'altro ci sono tantissime fiere dedicate ai fumetti. Ciao Marco e un saluto a Belli Svegli.